Una bella vittoria, non facile, ma si è stati bravi a interpretare la partita nel modo giusto contro una squadra che ha giocato bene. Sì, non c'era bisogno di fare tanti calcoli, sapevamo che in queste competizioni ogni minuto, ogni gara è molto importante. Noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, della nostra prestazione. Abbiamo vinto di 3 gol di scarto, che non è facile, però abbiamo visto tutti che abbiamo affrontato una bellissima squadra, giovane ma con tanto futuro, che non ha mai mollato un secondo, quindi ci sarà anche da sudare nella partita di ritorno. Ecco, a questo proposito, il 3-0 comunque è un risultato importante, non aver preso gol qui al San Paolo. Cosa vi può preoccupare? L'assenza dei due centrali che verranno squalificati, oppure questa squadra che indomita fino al 90esimo corrono come matti? Più che altro è l'ultima parte che hai detto tu, perché era da tanto che non vedevo una squadra del genere, anche sotto 3-0, non è da tutti che continuavano a correre, a pedalare, a cercare di fare il loro gioco. E gli ultimi 10 minuti siamo stati anche un po' in sofferenza, poi siamo stati anche bravi nel sapere soffrire, senza subire reti, che era molto importante. E come ho detto prima, la partita di ritorno sarà un'altra partita tosta e dobbiamo essere pronti. Ma a livello personale, come ti senti fisicamente oggi 90 minuti? Mi sono sentito bene, anche grazie a tutto il lavoro che è stato fatto mentre ero fuori, anche ai compagni che nei momenti più difficili sono stati sempre vicini, sono sempre aiutati, e questo è il bello di questa squadra. Non siamo solo una squadra a parola, ma siamo una squadra di fatto, quindi bisogna fare complimenti anche alla squadra che ha fatto un risultato molto importante. Ora domenica vi aspetta il Sassuolo. Sarà un'altra partita molto difficile. Ormai sappiamo tutto che tipo di squadra è il Sassuolo, una squadra con tanta qualità, un'altra squadra con tantissimi giovani, sicuramente con un futuro importante, quindi ci sarà un'altra battaglia dura e dobbiamo essere pronti. Mario, una partita preparata perfettamente, il Salisburgo prestava molto alto, voi siete stati bravi ad approfittare dello spazio tra terzino e centrale per la verticalizzazione dell'1-0, che poi ha di fatto spianato la strada per la vittoria. La partita è stata quella che avevamo studiato, sapevamo proprio di questo, del pressing loro ultra offensivo che cercavano di difficoltare tutte le azioni dal basso, e quindi facendo così un po' ti scopri anche dietro. Noi siamo stati bravi in tanti aspetti della partita, proprio a trovare questi spazi che lasciavano aperti, e per fortuna è andato tutto bene.